Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs, buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Nuovo showcase, raga, è stato a lungo richiesto sotto i commenti, non so bene per qual motivo, ma era richiestissimo, quindi è giunto il momento di fare lo showcase per il team Bardock. Prima di iniziare però vi chiedo gentilmente un bel like per supportare il canale, supportare il progetto. Dopodiché, se ancora non l'avete fatto e siete interessati a nuovi contenuti su Dragon Ball Legends e Dragon Ball Z Dock and Battle, che presto torneranno, premete su quel tasto iscriviti. Detto ciò, raga, sigla. Baby! Bardock, probabilmente di questo Bardock non ci ho mai fatto uno showcase, nemmeno nel momento che era uscito, perché praticamente tutta la mia attenzione era stata rubata da Frieza LF, per quanto mi piaceva. Allora, andiamo a vedere com'è composto questo team Bardock. Abbiamo ovviamente tutti i membri della squadra Bardock, più il figlio di Bardock, il figlio quello meno famoso, diciamo, per questa Z-Ability, sostanzialmente un ottimo più 30% per Strike e Blast Attack per tutti i Saiyan. Dopodiché vi faccio vedere la carrellata di Z-Ability da qui. Praticamente abbiamo un 28% di Strike Attack grazie a Bardock, potrebbe migliorare a 6 stelle, purtroppo ce l'ho unicamente a 4. Con Sugesh abbiamo un più 22% per lo Strike Attack dei Saiyan e un più 20% per la Strike Defense del team Bardock. Borgos ci dà un più 22% di Blast Defense per i Saiyan e un 20% di Blast Attack per il team Bardock. Fash ci dà un più 32% per la Strike Defense di tutto il team. Tora ci dà un più 22% di Blast Attack and Defense. Un po' cacare, potremmo benissimo cambiarlo per avere una Z-Ability migliore, ma lo facciamo per la canonicità del team in sé, non saprei che altra cazzata inventarmi. E poi, come dicevamo, abbiamo Radish. Equipaggiamenti del team, ve li faccio vedere rapidi. Abbiamo questi qua per Bardock, abbiamo questi per Sugesh, dopodiché Borgos, Radish che non giocherà mai nonostante sia a mani basse il miglior personaggio tra tutti dopo Bardock, Tora e Fascia. Ok raga, penso proprio che sarà molto dura, quindi andiamo a farci spaccare in PvP, via. Partenza contro Team Cancer, ma mega Cancer raga, eccolo qua che parte subito. Vediamo cosa riusciamo a fare prima dell'arrivo di un'altra paralisi. Fortunatamente non sta più paralizzando. Ok. Nice, questo era un perfect. Questo è lag. È chiaramente lag. Facciamoci così, non so perché. Per perderci praticamente su Gashi in una combo. Vabbè, devo dire che stanca dignitosamente. Poi il team che mi ritrovo contro ha Z-Ability strane, quindi. Ok. Mi sta massacrando. Massacrato così? Mancava poco. Va bene, sono buff che arrivano. Trasformiamolo subito. Dimmi che non è carta verde, ti prego. Tutto ma non la verde! Ci siamo allontanati in tempo. Buono, 985. Vai Bardock, sei overbuffato. Lasciamo anche così. Nice. Bravo Borgos. Ok, ce la prendiamo in the face. Wow, che danno. Va bene. Ah, qua me la evita. Infamous. Ok, ce le tanchiamo con Borgos queste. Questa mi sa che è un attimino dura tankarsela.
Ah, te la vorresti tenere per Bardock, eh? E ci riesci pure, infame. No. Prenditi tutta questa cattiveria, pescati la special, vai. Vegito One combato. Ok, 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 ok. Proviamo così. Sì. Primo match portato a casa. Let's go, prossimo. No. No, 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 no. Che senso ha arrivare a tutto questo punto quando poi vieni one combato? Cioè, Bardock, è chiaro che ti manchi qualcosa. One combato malamente da un colore neutro. Che bei danni, ah, raga. Non gli farò una serie. Ho solo dei buff attivi, non ho neanche un buff d'attacco. Oh mio Dio. Ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Perché l'ho fatto? Ma proprio perché l'ho fatto di giocare questo team? Fortunatamente ogni tanto c'è una pausa di Team Future barra Godeki e abbiamo un Kakarot. Ok, ok, ci prendiamo qualche colpo. Buttiamo Borgos a tankare, che è il tank del team praticamente. Effettivamente tanca. Così proprio. Ecco, ora non tanca più. Fermati. Mamma mia, quanti danni questo Bardock. Ok. Ma con lo scatto lì no, però. Con lo scatto proprio nel momento clou, cazzo. Sblastato. Lasciamolo morire. Ok, trasformiamoci Bardock. Inizia a essere utile. Carta verde. Nice. Ok, direi che questo lo possiamo anche lasciare. Dai, strike. Bene, 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 bene. Facciamo anche un recupero degli HP. Non c'ho strike per contrastarlo. Però ok. Lo prendiamo. Attacco diretto. Infamous. Ok, bastavano i tap per farmi fuori. Allora, vediamo se riusciamo a tankarla in un qualche... No, no, non riusciamo a tankarla. Nemmeno con il... che culo! L'unico modo che avevamo per vincere. Quantomeno per rimanere in partita. Ok. Wow, perfetto. Wow, ok, ok. Drop. Ma ci va bene comunque. Ok, abbiamo avuto un culo enorme, ma ce l'abbiamo fatta. Prossimo match. Ultimo match, Team Fusion, Vegito Blu, Gogeta e Vegito Viola. Ah, non volevo proprio questo, ma ok.
Vai, tanchiamo con Borgos. Possiamo permettercelo. Ok. Nice. Gash. Ah, pure. Pure in cover change mi entri. Nice, nice, nice. Preso. All in, raga. All in, raga. Ma veramente non ha switchato. Perde, eh? Proviamoci. Massimo danno. Grande Borgos. Toro vero. Che squad, che team. Ora non perdete però, dopo aver fatto questa bellissima cosa. Ok, ok, ok. Ce lo incassiamo tutto. Potenzialmente su Dash può tornarmi utile contro quel vecito viola, quindi Borgos può andare. Vai! Vai, Sugesh! Molto potenzialmente mi torna utile contro questo vecito viola. Vai che sei un toro! Ecco, sei recuperato più HP così che quelli che gli ho tolto io. Ambugin! Abukin! Non te la darò mai vinta. Venderò carissima la pelle, Vegito. Dai, fammelo fuori che mi baffi. Ok. Ok. Meno ok. Prendiamoci qualche danno comunque. Eccolo qua. Qua ti volevo. Qua ti volevo. Blastino, dai. Proviamoci ancora col blastino. Sugesh intanto sembra tankare. Mamma mia, non ci credo. La vendetta di Sugesh, raga. Con le sue belle rotolate. Dai, facciamoci anche questo. Perché stiamo per rushare nuovamente. Vai, Sugesh. Brutte qua, vai, andiamo di strike. Il blastino lui ha portato male. E infatti mamma mia che squad, raga. Resta solo Vegito. Ok. No, peccato, sarebbe stata la cosa più bella della vita se avesse chiuso così. Vai, Sugesh! Vai, Sugesh, che lo apri sto Vegito! Ma chi sei, Vegito? Ma chi sei? Sei la fusione dei più scarsi dei Saiyan. Cioè, vorrei la fusione di Sugesh e Borgos, io. Andiamo a parlare del team. Allora, Team Bardock chiaramente è un team meme ai massimi livelli, che può assolutamente darvi chance di vittoria nel momento che le stelle e i pianeti si allineano in un particolare modo e vi danno delle condizioni che non si ripeteranno mai per i prossimi tipo 10 match a seguire. Allora, è un team super super problematico. I due personaggi che affiancano Bardock, chiunque essi siano, da Thor a Fascia, Borgos, Sugesh, nessuno di loro fa un minimo di danno. Sono tutti personaggi da sacrificare per buffare all'inverosimile Bardock come personaggio finale. L'unico problema è che Bardock può anche ritrovarsi completamente buffato una volta che sono morti tutti gli altri. Ma se non riuscite a attivare la sua seconda main ability, praticamente viene one combato, ma proprio one combato da qualsiasi personaggio uscito negli ultimi due mesi.
tranne Paikwan probabilmente, ma è un caso a parte quello. Il problema è questo, raga, avete un personaggio fragilissimo che sì, arriva a fare grossi danni, che sì, glieli possono debuffare al tempo stesso, perché non è nulla di ciò, è roba non cancellabile, ed è fragile, molto molto fragile, quindi in questo team Bardock assolutamente non funziona. Il team non funziona. Detto ciò, raga, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.